Ciao a tutti, anche in questo video una nuova idea per Natale e anche questa volta ci sarà un bigliettino d'auguri. All'interno però vado a realizzare un albero tridimensionale. I materiali che ci servono sono davvero pochissimi, infatti abbiamo bisogno solamente di forbici e colla e se non abbiamo la colla va benissimo anche il biadesivo e due foglie di cartoncino colorati. Io ho scelto uno rosso e uno verde. La primissima cosa che vado a fare è tagliare il mio cartoncino della dimensione di un biglietto d'auguri, quindi nel mio caso di metà foglio del mio cartoncino. E poi vado a realizzare delle strisce di carta di 6, 4, 3 e 2 cm. Andando a segnarmi prima i punti alla giusta distanza sui due lati corti del foglio e poi andandoli ad unire con una linea e poi appunto li vado a ritagliare, seguendo appunto le linee che ho disegnato sul foglio. Queste strisce mi serviranno appunto per realizzare l'alberello all'interno del mio bigliettino di auguri. Una volta realizzate tutte le striscioline, le vado a piegare a fisarmonica, proprio come vi sto mostrando adesso nel video, quindi vado a piegare a circa 1 cm, voltando il foglio parte per parte ogni volta che realizzo una piega e lo faccio con tutte le strisce di carta che avevo precedentemente tagliato. Sempre realizzando pieghe da 1 cm. Una volta che ho realizzato le pieghe su tutte le mie strisce di carta, vado a prendere la misura aiutandomi dal mio bigliettino di Natale e vedo se appunto ha una misura giusta per poter essere incollato. E adesso vi spiego come fare. Allora, come vedete dal video, adesso sto prendendo la misura e in questo caso con la mia prima striscia, l'arco che formerà poi la prima parte dell'albero di Natale è della misura giusta per essere incollato, quindi vado direttamente ad incollarlo seguendo la linea di mezzo del mio bigliettino. Io utilizzo lo scotch biadesivo perché ho finito la colla e come vi dicevo prima, seguendo la piega di mezzo del mio biglietto, vado ad attaccarlo. Con un lato appunto a destra, subito a destra della piega e l'altro lato a sinistra. Le due pieghe comunque devono essere attaccate tra di loro in questo modo, vedete, e questo sarà il risultato finale. Io incomincio a 2 cm dalla base del biglietto e poi anche le altre le incollerò a circa 1,5 cm. Due una dall'altra, ma poi voi potete scegliere come volete. Anche in questo caso vedete che ho preso la misura e dal momento che la strisciolina di carta è troppo lunga, vado ad tagliare due tre pieghette dalla mia striscia, appunto, e continuo a tagliare, insomma, e a misurare la mia striscia di carta finché non ho trovato la misura giusta. Ma poi, insomma, mentre farete il biglietto vi accorgerete da soli, insomma, quanta carta, quante pieghe dovete togliere. E continuo a sistemare e a misurare tutte le mie strisce di carta. Dopodiché, una alla volta, le vado ad incollare sul mio biglietto, proprio come vi ho mostrato prima, lasciando tra di loro ogni volta uno spazio di circa 1 o 2 cm, ma poi sceglierete voi la distanza che preferite, sempre seguendo appunto la piega di mezzo. A questo punto ho finito di realizzare l'alberello, non mi resta altro che decorare. Io utilizzo una pallina, diciamo, per come stella di Natale e poi decoro in i lati del biglietto con delle stelline dorate. Come sempre potete personalizzare il biglietto come preferite, le mie sono solo idee, e poi vado a decorare anche l'esterno. Per l'esterno vado a decorare
decorare i quattro lati del biglietto con dello scotch glitterato color oro e poi all'interno del riquadro vado a disegnare un alberello di Natale con dei colori glitter oro e argento e poi scrivo appunto l'augurio di buone feste. Anche in questo caso la mia è soltanto un'idea, voi sprigionate le vostre idee e la vostra fantasia e decorate il biglietto come volete e all'interno insomma rimarrà lo spazietto anche lì per mettere la vostra firma e i vostri auguri personalizzati. Insomma, personalizzate il vostro biglietto come meglio credete. Questo è il mio biglietto finito, mi manca appunto da scrivere gli auguri all'interno del biglietto. Io spero come sempre che l'idea vi sia piaciuta, che vi possa tornare utile. Se proverete a realizzarlo, mandatemi le vostre foto sui vari social, che mi fa sempre molto molto piacere vedere le vostre creazioni. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciate un mi piace al video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!